a tutti, la ricetta di questa settimana, cantucci col vin santo. Proporli semplicemente col vin santo sarebbe veramente troppo semplice, li proponiamo con uno zabaione. Gli ingredienti sono farina 00, uova, zucchero e un bacello di vaniglia per dare un po' di profumo, burro morbido e mandorle come se piovessero. Per lo zabaione, tuorli, zucchero e l'immancabile vin santo. I più temerari lo monteranno direttamente sulla fiamma viva alla massima potenza, i principianti a bagnomaria. La preparazione. Nel nostro KitchenAid a bassa potenza montiamo le uova intere con lo zucchero e il profumo di vaniglia. Dopodiché aggiungiamo la farina 00, il burro e per ultime le mandorle. Lasciamo lavorare per qualche minuto, circa 5, dopodiché estraiamo il nostro composto, lo disponiamo su un tavolo leggermente infarinato. Ricaviamo con questo impasto dei salsicciotti, dei salamotti, chiamiamoli un po' come si vuole, che faremo cuocere in forno preriscaldato alla potenza, diciamo media, 180 gradi potrebbero bastare, e faremo cuocere per 35 minuti. Trascorso questo tempo, abbassiamo leggermente la potenza del forno, portandolo a 140 gradi. I cantucci, i nostri salsicciotti, li taglieremo a losanghe, li faremo ben essiccare in forno fino a che avranno acquisito la consistenza perfetta, li estrarremo e li lasceremo raffreddare. Mettiamo nella nostra bastardella i tuorli, lo zucchero e il vin santo. A fiamma viva montiamo direttamente con una frusta finché non avrà acquisito il doppio del volume e una bella consistenza, dopodiché il servizio. O separati su un piatto i cantucci e in una bella ciotola lo zabaione, oppure insieme nella stessa ciotola cantucci e vin santo. E adesso a voi, energia in cucina.